Come mai il maiale in Emilia Romagna è così rinomato? Perché è buono. Del maiale buono tutto, forse sarà per quello. Sono a Modena, alle mie spalle la ghirlandina. È sabato 8 dicembre e sono alla festa dello zampone del Cotechino di Modena, IGP. Ogni regione ha le sue caratteristiche, qui si è sviluppata quella del suino. Perché tanta gente mangia la carne, gli piace e basta. Ma ha un impatto anche a livello ambientale, tutto questo discorso degli allevamenti, della carne? Sì, sicuramente sì, infatti il mio pensiero è proprio quello di ridurre comunque la produzione e anche mangiare, il consumo, esatto. Ma perché secondo lei qui in Emilia Romagna il maiale è così rinomato? È rinomato, penso che c'è proprio la cultura del maiale, quindi viene cresciuto bene, viene alimentato bene, sicuramente l'ambiente è ottimo e quindi la differenza è quella. Cosa c'è esposto su questo tavolo che ricorda la tradizione modenese? Abbiamo due prodotti della cultura modenese, della tradizione natalizia, che sono lo zampone crudo e il cotechino crudo. Ma perché è così importante la tradizione del maiale e del suino qui in Emilia Romagna, specialmente a Modena? C'è un detto che del maiale non si butta via niente, poi è proprio la zona principale di produzione, di uso del maiale, quindi in ogni tavola di ogni modenese a Natale c'è di sicuro un cotechino o uno zampone. Molto. Lei cosa vuole dire di questa tradizione che, è molto bella, che esiste qua in Emilia Romagna? È molto bella, c'è molta gente che viene ed è una cosa piacevole indubbiamente. Ma come mai esiste questa tradizione, si è sviluppata così tanto? Ma forse perché qui in Emilia ci sono molte, a Castelvetro, molte aziende, molte industrie per quello. È una tradizione, dico bene, sono a posto. Penso che sia anche la caratteristica stessa della pianura padana, che si presta molto a questo allevamento. Ci sono gli allevamenti dei bovini e di tutto, e poi con tutti gli scarti e tutto, e di seguito si fa crescere il maiale, almeno io credo. Sì, che è una tradizione molto bella, simpatica, che attrae tanta gente, è piacevole, è ottima la qualità della roba. Si dice anche che è una carne povera, però costa poco e si ricavano dei piatti veramente, veramente buoni. Confronto ad altre carni, costa poco. Sono nata a Castelnuovo Rangone, dove c'è proprio lo zampone, siamo nel Guinness dei primati per lo zampone più grande del mondo, penso, 700, perciò io sono proprio... La festa del super zampone. La festa del super zampone. Questa tradizione che si è sviluppata così tanto in queste zone, in questa provincia, secondo te a cosa è dovuta? Per entrare più nel... Ma secondo me è essenzialmente proprio alla tradizione di Modena. Alla tradizione, perché a Modena è molto di tradizione il maiale e quindi sarà nato da qua il cotechino.